Saluto da Dottor Palma, Sessione e Turismo Dentale e Dentisti Moldavia. In questo video vediamo qual è il protocollo di mantenimento dopo che un paziente ha curato la bocca, ma soprattutto quale deve essere la logica per andare a prevenire innanzitutto la piorrea e soprattutto quello che bisognerebbe fare a casa dopo che si sono curati i denti. Questo è io lo metterei come primo video concettuale che un paziente dovrebbe guardare prima ancora di approcciare il dentista oppure prima ancora di fare delle cure, quindi delle spese da un qualsiasi professionista della bocca. Ho messo 6 punti e questi 6 punti vedono al primo posto lo spazzolino. Lo spazzolino, quello che dovrebbe essere usato, è uno spazzolino morbido, per esempio un Gum oppure un Meridol. Sono degli ottimi spazzolini questi che hanno delle setole molto sottili, quasi come capelli, e queste permettono di insinuarsi là negli spazi, nelle concavità e nelle fessure oppure nelle tasche parodontali che il paziente parodontopatico ha. La setola più è sottile, più flette e più riesce ad andare in profondità. Il movimento deve essere rotatorio, di modo che le setole si spainano e riescono ad andare un pochino dappertutto. Molti pazienti mi chiedono: ma è meglio lo spazzolino elettrico? Personalmente io non uso lo spazzolino elettrico, eppure ho studiato tante cose, però lo spazzolino elettrico non lo uso per il semplice motivo che sono pigro e lo spazzolino elettrico mi viene da utilizzarlo come lo spazzolino manuale. Già quello si muove, lo spazzolino elettrico, se in più io lo muovo come lo spazzolino manuale, quello non ha pulito nulla. Alcuni pazienti poi mi chiedono: ma è importante il dentifricio, l'abrasività del dentifricio? A scuola mi insegnavano: le prime 2 settimane al paziente fategli lavare i denti senza dentifricio, perché il dentifricio fa schiuma, il paziente vede schiuma, pensa che ha pulito i denti, in realtà poi non ha pulito un bel nulla. Quello che conta, come vedremo tra poco, invece è il colluttorio disinfettante che ha il principio attivo che si chiama clorexidina, che può essere in diverse gradazioni, ve lo scrivo qua, clorexidina. E ce ne sono di tante marche, c'è il Curaset, c'è il Dentosan, ce ne sono tante, vi potete addirittura far fare dal vostro farmacista la clorexidina allo 0,12%. Altri colluttori simili sono quelli con le listerine, che sono come principio attivo le listerine simili alla clorexidina, c'è solo un 2% di differenza di efficacia tra l'una e l'altra, però diciamo che al 98% dopo che prendete questo colluttorio avete disinfettato la bocca, avete ammazzato tutti i microbi, germi che ci sono. Quindi ve lo metto qua, clorexidina o listerine, Listerine per intenderci, magari quello senza alcol. Al secondo posto vediamo che c'è il kit di scovolini. Gli scovolini sono un po' come avete presente quelle spazzole che si usavano per pulire le bottiglie di vetro all'interno anni fa, però sono piccoli piccoli, in miniatura, ci sono di tante misure, ci sono piccoli, più larghi, a diametro un po' più largo, e questi vanno utilizzati soprattutto tra denti artificiali e denti naturali, tra denti naturali e denti naturali, ma soprattutto sotto ai ponti, dove ristagna gran parte del cibo dopo che una persona mangia. Se noi non svuotiamo queste zone dal cibo, stiamo lasciando lì la pappa per i batteri, che sono poi quelli che causano tutti i problemi che si possono verificare all'interno della bocca, di carie, gingiviti, eccetera. Al terzo posto, lo strumento che non viene mai insegnato ed è il più importante, diciamo che l'80% dei problemi che si verificano in una bocca è perché il paziente non utilizza il pulisci-lingua. È uno strumento, per esempio quello della Gum, che ha un manico così e ha un rastrello da questo lato che serve a svuotare la lingua. Gran parte dei pazienti che hanno la parodontite, e ti invito anche a te a fare questo esercizio, prova ad andare allo specchio, fai così con la lingua. Se vedi delle fessure, dei taglietti in mezzo alla lingua, sei quel paziente che sarà predisposto nella vita ad avere la parodontite, o magari ce l'hai già. Se tu non vai a svuotare la lingua, le cripte linguali, queste fessure, questa è la lingua, non c'ha tanti tagliettini in mezzo, se non vai questi tagliettini che possono essere profondi anche mezzo centimetro, se non vai a svuotare la gelatina acida, questa pattina gelatinosa che viene prodotta dai batteri, che protegge i batteri e non lo fai meccanicamente andando a rastrellare, questa gelatina acida come lo yogurt mantiene il pH basso all'interno della bocca. Il pH basso
dovuto a cosa? All'acido lattico che producono questi batteri che vivono là dentro, che non hanno bisogno dell'ossigeno, e sono proprio quei batteri che scatenano poi la infiammazione delle gengive, la perdita dell'osso e la perdita dei denti. Vedete che la sequenza io l'ho messo prima di usare il colluttorio. La lingua va svuotata meccanicamente, i denti vanno svuotati meccanicamente con lo scovolino e i denti vanno spazzolati con uno spazzolino morbido, andando in ordine: spazzolino, scovolino tra i denti e sotto i ponti e sotto i denti artificiali, la lingua meccanicamente col pulisci-lingua. Dopodiché arriviamo nella fase di igiene chimica. Colluttorio: per il primo mese useremo un colluttorio intermedio e nel secondo mese, dopo che avete fatto tutte le cure dal dentista, andate con questo colluttorio. Infine, che è il più delicato, andiamo a ristabilire la flora batterica migliore all'interno della bocca. In America questo lo vendono, in Nord Europa lo vendono, in Italia mi pare che non lo vendono più. Se non lo trovate, o il Gum Perio Balance oppure prendete il Reuflor Gocce. Reuflor Gocce. 5 gocce dopo pranzo, dopo i pasti, oppure una pastiglia dopo pranzo per un mese. È un blister di 30 pastigliette, queste che si sciolgono sulla lingua. Questi sono i batteri buoni. Il Lactobacillus reuteri è il batterio, diciamo, che va nel sottobosco, dopo che abbiamo eliminato tutti gli animaletti cattivi, a prendersi le tane di quei vecchi animaletti cattivi. Arrivano gli animaletti cattivi, non trovano spazio. Perché? Perché questi batteri hanno preso il loro posto nella nicchia ecologica. La serie di strumenti e disinfettanti che ho messo qua si possono dividere in due macro categorie. Questa e questa. Questi sono gli strumenti che ci permettono di fare l'igiene meccanica e questa è l'igiene chimica. Lavare i denti un pochino come lavare i piatti. Serve l'igiene meccanica, ovvero olio di gomito, spazzolare i piatti, ma poi bisogna anche disinfettarli, quindi igiene chimica, quindi il detersivo. Lo stesso è per la bocca. Noi, se usiamo i disinfettanti senza svuotare la lingua, svuotare tra i denti, dalla pastella, dal cibo, dall'acido, questo non serve a nulla. Se noi invece andiamo a svuotare meccanicamente, quindi a fare l'igiene meccanica, ma non andiamo a completare con l'igiene chimica, quindi a disinfettare la bocca con dei disinfettanti, andare poi a cambiare la microbiologia della bocca, abbiamo un paziente che si lava i denti ma si ammalerà. Questo è il primo errore che fanno molti professionisti: non insegnare questo al paziente. Perché se il paziente viene portato da stato di non coscienza a stato di coscienza, e quindi sapere anche quello che è il protocollo che deve fare, voglio dire che il paziente da solo non le può sapere queste cose se nessuno gliele insegna. Quindi è nella buona pratica medica fare la prevenzione e insegnare queste cose al proprio paziente, altrimenti siamo solamente dei maniscalchi, siamo delle persone che dei cavadenti che vendono impianti come le zucchine. Io faccio qua sotto una linea temporale, questa è la linea del tempo, che va in genere da 0 giorni a 30 giorni, quindi il primo mese, fino a 60 giorni, anzi 60 giorni lo metto qua, perché poi qua vedremo quello che bisogna fare dopo. Nel primo mese noi cosa dobbiamo fare? Il protocollo è questo: 1 più 2, vi ho messo i punti qua sopra, più 3, più colluttorio forte. Cos'altro va fatto in questo periodo? Bisogna eliminare quelli che sono i batteri negativi. Lì si curano le carie, si tolgono i denti che vanno tolti, si cura la parodontite, magari si fanno delle levigature radicolari, poi si fanno dei controlli chiaramente a 3-4 mesi e si va poi con il colluttorio disinfettante a media gradazione, che sarebbe questo qui, il numero 4. Qua cosa stiamo facendo? Fondamentalmente stiamo eliminando le tane batteriche, stiamo ammazzando i batteri che sono rimasti e dopo, dal 30° giorno, oppure andiamo a completare tutte le terapie che vanno completate. In genere nei pazienti poi che devono rifare tutta la bocca, noi questo lo facciamo iniziare dal momento in cui terminano le cure qua da noi, quindi in cui abbiamo messo tutti i denti che doveva mettere, abbiamo tolto le carie, abbiamo tolto per esempio i denti del giudizio, che sono un ricettacolo batterico, una tana che favorisce l'acidità in bocca. Dal 30° giorno invece cosa si fa? Il protocollo di igiene meccanica rimane invariato, 1 più 2 più 3, questo lo dovete fare a vita, due volte al giorno. Se lavate la faccia due volte al giorno, lavate la bocca due volte al giorno. Dalla bocca entra, da sotto esce, ma i batteri ce li abbiamo a questo livello, ce li abbiamo a questo livello e ce li abbiamo nell'intestino i batteri. Delle volte i batteri possono selezionare
infezionarsi e diventare dei batteri patogeni. E bisogna sapere che questi batteri, per sopravvivere e moltiplicarsi, hanno bisogno di tane, ok, e cibo. Se noi gli eliminiamo le tane e non gli diamo il cibo, oppure glielo eliminiamo e non lasciamo che passino 24 ore, questi non si moltiplicano. In più, se li andiamo a eliminare anche chimicamente e li andiamo a sostituire, li mettiamo dei vicini di casa che si prendono le loro tane, alla fine la bocca non va mai in via acido. Dopo l'igiene meccanica, dal 30° giorno inizieremo a utilizzare un collutorio più delicato. Perché? Perché dobbiamo iniziare a mettere questi batteri positivi dentro la bocca. I collutori allo 0,05% di clorexidina e una volta dopo pranzo per un mese si prendono queste pastigliette di Gamperio Balance. Dal 60° giorno in poi l'igiene meccanica rimane sempre invariata e il collutorio per sempre. Ricordatevi che lavare i denti, ripeto, è come lavare i piatti. Voi il detersivo lo usate sempre, voi usate sempre la spugnetta. Tutti questi strumenti non servono a niente se il paziente non impara a utilizzarli. Un conto è avere la Ferrari, l'altro conto è saper guidare la Ferrari, altrimenti o si danneggia l'auto oppure ci facciamo male noi stessi. Tanto valeva prendere una macchina comunque che fa massimo 80-100 all'ora. Paziente che rimette tanti denti in bocca non ha una bocca che è più facile da pulire, al contrario, è una bocca che è più difficile da pulire, perché ha delle zone dove il cibo si incastra, ha delle zone dove si troverà denti artificiali assieme ai denti naturali. Non solo ha perso i denti, ma ha perso anche osso, quindi c'ha i denti che vanno a appoggiare sulla gengiva con un'anatomia differente, oltre che ha dei denti intermedi tra gli impianti che sotto accumuleranno cibo. Nella dentatura normale questo non si verifica. Pastiglie rilevatrici di placca. Per le prime 2 settimane utilizzate delle pastigliette che vi colorano di viola là dove è rimasto cibo in bocca. Voi avete una valutazione visiva del lavoro che state facendo. Un conto è dire sì, ho usato, ho spazzolato, ho vedo i denti più puliti, ma se voi dopo questa pastiglietta vedete tutte le zone colorate di viola dove c'è ancora cibo, non uscite più dal bagno. State lì a pulire, a spazzolare finché i denti tornano bianchi. Cosa succede? Dopo 2 settimane il cervello ha memorizzato i movimenti che deve fare lo spazzolino, ma soprattutto lo strumento più difficile da utilizzare, che sarà lo scovolino. Ci sono delle zone in cui userete degli scovolini più sottili e delle zone dove userete scovolini un po' più larghi. Per esempio sotto i ponti si va con quelli più larghi, tra i denti per esempio incisivi anteriori con quelli un po' più sottili. Li imparerete a utilizzare solo utilizzando queste pastigliette rilevatrici di placca. La lingua deve diventare rosa. Se la lingua è bianca, ci avete lo yogurt sulla lingua e sicuro che dopo mezz'ora avrete di nuovo la saliva pastosa. Non fumate, soprattutto durante questo primo periodo state sotto le 7 sigarette al giorno se siete dei fumatori, perché state eliminando i batteri negativi. Il fumo cosa farà poi? Ammazzerà questi batteri positivi e siete punti a capo. Avete comunque questa situazione di acidità in bocca. Se fumate, prendete il telefono, chiamate un centro antifumo. Loro fanno questo tutti i giorni, insegnano alle persone a sostituire l'abitudine del fumo con altre buone abitudini. Ricordate che non si smette di fumare smettendo di fumare, ma iniziando a fare altro. Vi parlo per esperienza, io sono un ex fumatore e soprattutto ho collaborato anni fa con centri antifumo e so quello che fanno, sono efficaci in quello che fanno. Si parte dalla psicologia. Si condiziona la psicologia, le abitudini, con i gesti, con la gestualità, cambiando le gestualità, e sino ad arrivare poi a un cambiamento che però deve essere duraturo. Fare un cambiamento è facile, per esempio oggi sono vegetariano. Essere vegetariano anche domani magari è più dura, essere vegetariano per un mese è un po' più difficile. Diventare vegetariano tutta la vita serve cambiare la propria psicologia. Come? Con trauma forte, tonnellate di trauma, quindi quello che vi costerà fumare per i prossimi 20 anni. Io per esempio, quando ho smesso di fumare, ho desiderato arrivare a vedere il matrimonio di mia figlia, ok? E ho immaginato una vita dove avrei perso gli amici a causa del fumo, dove avrei perso la ragazza che avrei incontrato, che sarebbe diventata mia moglie, che magari mi sarebbe costata la malattia, morte prematura, magari con mia figlia a 15 anni. Associate piacere poi, quindi quello che vorreste avere, come vi sentireste dopo che smettete di fumare, iniziate a fare sport, andate a correre, fate sport estremi che vi danno scariche d'adrenalina, quando riempite i polmoni 5 volte al giorno
e sentite il piacere di riempire i polmoni, cosa che magari prima non facevate perché riempivate al 60% i polmoni e vi sentivate dei vecchietti tossendo, oppure il piacere di parlare vicino a una persona e non vedere quella persona che si allontana. I centri antifumo fanno questo, vi insegnano a sostituire le cattive abitudini con delle nuove abitudini e insomma avere uno stile di vita migliore. È doveroso che vi parlo di questo in questo video perché tutto questo, ripeto, non ha senso se non si cambia la psicologia. La psicologia sta alla base dei problemi che sono nella bocca di un paziente. Delle volte il dentista non è solo, ripeto, uno che rimette i denti, ma deve essere una figura che a 360 gradi riesce a cambiare la psicologia del paziente, altrimenti come ha perso i denti perde anche i denti nuovi. La bocca delle persone è un po' come quando si guarda la bocca di un cavallo, tu vedi lo stato di salute del cavallo. Se io guardo la bocca di un paziente ti posso assicurare che so se quella persona ha avuto una vita semplice o difficile. La dentatura parla. Cambiate certe abitudini perché sicuramente ne avrete giovamento, non per la dentatura ma per la vostra vita. Ricordate, in questa fase metteremo i batteri positivi dentro alla bocca e poi bisognerà mantenere sul lungo termine questa situazione. Ogni 6 mesi si fa il controllo dal dentista per verificare che non ci siano nuove tane batteriche. Se siete dei pazienti che hanno ancora denti naturali, sofferto di piorrea oppure soffrono di piorrea, ricordate, dopo ogni 3 mesi bisogna andare dal dentista a verificare che non ci siano delle tasche, perché se ci sono queste tasche vanno eliminate subito prima che lì si riselezionino questi batteri. Poi è stata un po' lunga, non vorrei averti annoiato. Se avete delle domande, delle cose che volete approfondire di più, basta che ci scrivete e facciamo un clip video. Un saluto.